Una puntata speciale di Polifemo, il momento di incontro dell'USB, Taranto, il momento degli auguri. Si è tracciato un po' il bilancio di questo anno difficile e sempre all'insegna di nuove sfide a tutela dei lavoratori e della città per il 2021. Rizzo, un annus horribilis questo del 2020, la pandemia e tanto altro ancora. Sì, un anno che non dimenticheremo facilmente, con tutta una serie di crisi che si sono aggravate anche a seguito della pandemia, un anno che dal punto di vista però dei numeri è l'ottavo anno consecutivo che registra un incremento molto importante in termini di adesione all'organizzazione. Stamattina ho comunicato che siamo praticamente abbiamo ampiamente superato la soglia delle 5.000 adesioni su base provinciale, il che, come dire, un grosso traguardo. Sì, un grosso traguardo, lo dico in tutta onestà, completamente inaspettato, perché poi diciamo, la curva non solo è stabile, come dire, ma è in continua crescita. E c'è un ulteriore segnale positivo che è la richiesta che arriva. Ci sono alcuni settori a cui non riusciamo a rispondere, tant'è vero l'oggetto del ragionamento quest'anno è stato anche come ci strutturiamo per rispondere, come dire, alle esigenze, le continue esigenze e le continue richieste che continuano ad arrivare. Perché vi state molto ampliando anche nel settore privato. Moltissimo, il settore privato quest'anno ha ottenuto qualcosa come il 15% in più in materia di adesioni, il che, ripeto, è positivo da un lato, però è chiaro che ci mette in allarme rispetto, come dire, ad una struttura che in questo momento probabilmente ha bisogno di essere ampliata per rispondere in maniera precisa alla domanda che arriva. Il punto vero è uno, è che siamo un'organizzazione che da 8 anni continua a crescere, continua ad avere adesioni e comunque stiamo incominciando, come dire, a sfornare un gruppo dirigente anche molto molto giovane. Io ho fatto l'esempio dell'appalto, no? L'appalto ArcelorMittal è composto all'80% tutto da delegati giovani che sono under 35, e questo, come dire, è un fatto estremamente positivo perché l'organizzazione, come dire, sta crescendo, sì, ma crea una nuova classe dirigente. Sta cominciando anche a creare una nuova classe dirigente, soprattutto una classe dirigente che è sgombra dai meccanismi sindacali di quelli di tipo classico. Ecco, Rizzo, un'annata ovviamente purtroppo all'insegna dei guai di ArcelorMittal, un'annata sul fronte davvero. Un giorno sì e l'altro pure. Senti, l'ho detto prima mentre parlavamo con le persone, io mi aspettavo in tutta onestà rispetto al clima di terrore, di paura, al trattamento che, diciamo, che non è stato benevolo nei confronti della nostra organizzazione da parte di Arcelor, perché lì c'è stata un'operazione che è chiara, che è stata mirata anche a tentare di diminuire le forze di USB, malgrado tutto questo, noi oggi siamo nella condizione che l'organizzazione praticamente non ha perso, nell'ultimo anno il Mittal non ha subito danni. Io avevo messo a preventivo che avremmo potuto subire un contraccolpo pesante in termini di numeri, in realtà così non è stato. Chiaramente tutta la vicenda Arcelor è una vicenda che sarà preponderante anche per il 2021, perché è la madre di tutte le vertenze. Su questo però noi manteniamo la barra dritta, così come abbiamo sempre fatto, perché la posizione nostra da questo punto di vista è chiara. Siamo in presenza di uno Stato che dovrebbe partire dalla tutela dei lavoratori e dei cittadini, che in tutta onestà sta dando l'impressione invece di avere più a cuore, come dire, l'interesse della multinazionale, quasi, come dire, agevolare la multinazionale per far sì che essa non possa dire che è stata trattata male in Italia. Il paradosso è che Arcelor fino adesso non ha rispettato nulla di quanto ha sottoscritto in termini di atteggiamento, come dire, ha creato un clima bruttissimo, non solo fra i diretti ma anche nell'appalto. Prova ne è che ancora oggi ci sono aziende che denuncia di non essere state pagate, ma ti pregano di non fare i comunicati perché hanno paura poi di essere espulse dal mondo del lavoro. Quindi un atteggiamento di tipo ricattatorio
E io spero che almeno su questo il governo intervenga con l'intervento di Invitalio, al netto del fatto che per noi è tutto completamente sbagliato e il governo deve fare un ragionamento partendo dal territorio, dalle esigenze del territorio, tra l'altro tirando dentro il territorio sul tavolo, perché la vera anomalia di questi 10 anni di trattativa sull'Ilva è che i territori, gli enti locali sono stati sempre e comunque tenuti fuori. E tu, in una partita così grossa, non puoi permetterti il lusso di ragionare senza la presenza del territorio, che ti deve dare le indicazioni che poi servono, come dire, per il futuro della città. Michele Altamura, coordinatore lavoratori ex Ilva in AS per USB, una categoria, quella la vostra, che sembra davvero dimenticata, non viene menzionata proprio, come se fosse così una landa desolata, una barca alla deriva. Tante battaglie nel 2020, ma le stesse battaglie si protrarranno in maniera ancora più incisiva per il 2021, perché si tratta di tutelare la dignità di lavoratori che esistono e che invece sono completamente dimenticati ed oscurati. Beh, ormai questa situazione la viviamo da 2 anni, da quando ormai siamo usciti fuori dal contesto siderurgico, e ogni anno ci aspettano nuove sfide e nuove lotte. Aspettiamo questo, ci hanno promesso da fonti governative che a fine anno questa integrazione salariale verrà concessa nel decreto ristori, se non ci sarà saremo pronti alla lotta come sempre, anche perché, come dire, sono anni, la gente vuole, gli operai vogliono ritornare a lavorare, non vivere di assistenzialismo, però ahimè con questo reddito alquanto basso le famiglie con mutuo e bollette e situazioni familiari gravi non ce la facciamo a vivere, però come dire, siamo pronti sempre a lottare e essere presenti su ogni vertenza. L'avvocato Francesco Nevoli, avvocato penalista, legale di USB, la tutela penale di tanti diritti negati, in primis la questione ex Ilva. Sì, siamo quest'anno in USB un appuntamento ormai tradizionale, quello di scambiarci gli auguri di Natale, e ogni volta ovviamente facciamo dei bilanci. Il bilancio che facciamo quest'anno, ahimè, non è molto diverso da quello che abbiamo fatto negli anni passati. Le problematiche relative alla tutela dei lavoratori c'erano e permangono. Per quanto riguarda l'aspetto processuale, possiamo soltanto dire che siamo quasi alle battute finali del processo ambiente svenduto, nel quale processo l'organizzazione è costituita parte civile ai vari livelli territoriali, quindi livello nazionale, regionale e provinciale, e presumo che per la fine dell'anno prossimo avremo finalmente una sentenza che noi auspichiamo che faccia finalmente luce su tutte le vessazioni che ha subito innanzitutto il territorio di Taranto e quindi poi i lavoratori che quotidianamente vanno a lavorare in quello stabilimento che sempre più si registra quale lo stabilimento della morte. Purtroppo archiviato quando sarà il processo ambiente svenduto, però ora c'è una situazione con ArcelorMittal anche dal punto di vista proprio di alcuni diritti calpestati in itinere. Sembra che questa questione ex Ilva non abbia mai fine, ma si vada avanti sempre o indietro, di peggioramento in peggioramento. Sì, purtroppo io devo registrare che la situazione, come dice lei, è una situazione che anziché migliorare peggiora. Anche gli ultimi provvedimenti normativi sinceramente non lasciano ben sperare sul futuro dell'azienda, sul futuro quindi di questa città. E mi preme naturalmente evidenziare che quello che deve risultare prioritario, e forse così non lo è, non lo era in passato, non lo è neanche adesso, e l'aspetto della salute e della sicurezza dei lavoratori, perché si è ritenuto sempre di porlo in secondo piano e ahimè diciamo che allo Stato non ci sono delle situazioni che possano in qualche maniera farci essere ottimisti. Giuseppe Maniglia, responsabile del settore telecomunicazioni di USB, tante battaglie. Un anno, come dire, sul fronte. Riepiloghiamole e vediamo un po' quali sono gli obiettivi, i progetti per il nuovo anno.
È stato appunto, come hai detto, un anno molto conflittuale sul tema della, per quanto riguarda, noi siamo presenti in tre aziende a Taranto che sono la System House, Teleperformance e Covisian. Per quanto riguarda l'RT, System House System Data Center, è da mesi che c'è un aperto conflitto con l'azienda sulla riorganizzazione del lavoro. E da ultima abbiamo mandato un sollecito all'azienda per quanto riguarda appunto il tema dell'organizzazione del lavoro dopo una mobilitazione che dura da mesi, da settembre, da quando è iniziata. E purtroppo temiamo che la mobilitazione continuerà anche con l'anno passato, con l'anno futuro, perché sono già passate due settimane dall'ultimo sollecito mandato all'azienda e ancora purtroppo registriamo un disinteresse colpevole nei confronti appunto delle rivendicazioni dei lavoratori. Anche per quanto riguarda le altre aziende abbiamo problemi di rappresentanza, nel senso che per esempio Covisian ad oggi si rifiuta di riconoscersi come organizzazione, nonostante noi abbiamo tesserati all'interno dell'azienda. Quindi sì, noi comunque come gli anni passati abbiamo comunque messo in campo attività di conflitto e lotta per la rivendicazione dei diritti dei lavoratori, quest'anno che viene ancora lo terremo sulle stesse modalità, fino a che appunto non otterremo delle risposte serie nei confronti delle giuste rivendicazioni dei lavoratori.